Buongiorno a tutte, sono Chiara Iroldi, ginecologa. Lavoro al centro Starmattino ormai da 5 anni e questo breve filmato è per dare qualche consiglio e indicazione soprattutto alle donne che in questo momento si trovano ad affrontare una gravidanza. Innanzitutto, come ridurre al minimo il rischio di contrarre il virus, stando a casa il più possibile, seguendo tutte le norme di igiene che vengono continuamente ripetute, quindi lavarsi spesso le mani, non toccarsi il viso e mantenere delle distanze. Ovviamente queste regole vanno seguite anche dalle persone che vivono con voi. Un dato rassicurante è quello che, in base ai dati finora disponibili, si è visto che le donne in gravidanza non sono dei soggetti particolarmente a rischio di contrarre il virus e sviluppare malattia o di sviluppare delle forme gravi di malattia. Nel caso foste sintomatiche, quindi presentate febbre, tosse, difficoltà a respirare, dovete contattare il vostro medico di famiglia e seguire le sue indicazioni per quando eventualmente fosse il caso di andare in pronto soccorso. Se invece aveste già fatto anche un tampone e fosse risultate positive, sappiate che dai dati che abbiamo finora non si è visto esserci una possibilità di trasmissione del virus al vostro bimbo nella pancia. Inoltre non c'è necessità di anticipare la data del parto o di espletarlo mediante taglio cesareo. Sappiate che tutti i punti nascita sono organizzati per assistere una partoriente affetta da coronavirus. Per quanto riguarda invece l'allattamento, questo è sempre raccomandato. In una donna sana ovviamente bisogna sempre mantenere il più possibile le regole di igiene, e in una donna invece malata bisogna farlo con la mascherina. Comunque ogni caso poi verrà specificatamente trattato e date delle ulteriori indicazioni dal personale sanitario di dove partorirete. Per tutte le altre donne che non sono in gravidanza, pazienti del centro San Martino, ovviamente sappiate che noi siamo sempre presenti. Qualsiasi sintomo o problematica ginecologica voi abbiate, potete chiamare il centro San Martino che col mio aiuto deciderà se è il caso di effettuare una visita urgente oppure se possiamo procrastinarla di qualche settimana. Detto questo, vi ringrazio tutti per questi 5 anni e spero di riprendere il prima possibile un'attività regolare. Arrivederci a tutte!